Ciao, sono Mary Jo, sono una specialist Indiba Active e oggi andremo a vedere insieme come Indiba può essere utile in caso di uno strappo muscolare. Ti è mai capitato di fare uno scatto velocemente o un movimento improvviso, inaspettato e sentire quasi un taglio, una coltellata nella zona muscolare? Sicuramente se ti è successo può essere che ti sia strappato, quindi ci sia stata una lesione a livello della muscolatura, quindi delle fibre muscolari. Andiamo a vedere insieme prima cosa è la tecnologia Indiba Active, per poi spiegarti come può esserti utile in un caso di patologia simile come può essere lo strappo muscolare. Indiba è anche conosciuta come TECAR terapia, quindi trasferimento elettrico capacitivo resistivo. Si tratta appunto di un flusso energetico di corrente ad alta frequenza a 448 kHz. Permette Indiba di lavorare sia in casi acuti, quindi dove c'è un'infiammazione, dove il trauma è appena successo e dove non possiamo dare calore. Infatti possiamo lavorare senza dare temperatura al tessuto. Altrimenti, nei casi in cui si necessita un miglioramento della vascolarizzazione e del microcircolo, della circolazione, possiamo fare un trattamento dando temperatura. Come vi dicevo, è un trasferimento energetico capacitivo resistivo. Capacitivo è una modalità applicativa più superficiale, questo perché l'elettrodo capacitivo è ricoperto da un materiale plastico, un poliammide, che è molto resistente. Questo fa sì che l'effetto del trattamento sia superficiale e sul tessuto più ricco di acqua, quindi il muscolo o i vasi linfatici. L'altra modalità è l'elettrodo resistivo. L'elettrodo resistivo è dello stesso materiale metallico di cui è composta la placca neutra, che viene applicata sempre durante il trattamento per chiudere il circuito e per mettere al centro il tessuto da trattare. Che cos'è una lesione muscolare? Allora, si tratta di una rottura, come vi dicevo, delle fibre muscolari. Può essere di diversi gradi, ovviamente. Può esserci un primo grado, quindi un piccolo strappo muscolare di piccoli millimetri, di pochi millimetri, e si può risolvere in pochi giorni. Può essere di secondo grado, quindi con un danno più importante, non totale delle fibre muscolari, ma che nel giro di 1-3 settimane, a seconda anche di come viene trattata la lesione muscolare, si può avere una risoluzione. Altrimenti di terzo grado, quando la rottura delle fibre muscolari è quasi totale, in questo caso, essendo molto grave, essendoci molto versamento, molto ematoma, una grossa infiammazione in tutto il comparto della zona in cui avviene la lesione, i tempi di recupero possono allungarsi di molto, andiamo da un mese fino a 3 mesi. Qui potete vedere un'immagine dove c'è un esempio di lesione muscolare, quindi questa è la fascia muscolare coinvolta, si tratta della zona posteriore della coscia. In questo caso vedete una tumefazione, quindi una zona in cui si è persa la continuità delle fibre muscolari. I sintomi, come vi dicevo, se vi è mai successo, avrete sentito una coltellata, un taglio, una puntura in una zona ben precisa della muscolatura, riuscite benissimo a individuarla, oltre che è anche a volte, quando è superficiale, si riesce anche al tatto a sentire l'avvallamento del muscolo che viene a mancare. Quindi si può fare un'esplorazione fisica per fare una diagnosi corretta. Si chiede al paziente come è successo, quindi vediamo se i meccanismi lesionanti corrispondono a quelle che possono aver causato uno strappo muscolare e poi si può fare benissimo una diagnosi strumentale come può essere un'ecografia anche per valutare la gravità del danno. I sintomi, come vi dicevo, è un dolore localizzato, sia deformità, quindi al tatto riusciamo a percepirla, sia sicuramente un ematoma perché c'è una fuoriuscita di sangue dai vasi che sono stati anch'essi lesionati e c'è un deficit funzionale. Se la lesione è importante, ad esempio su un quadricipite, non riuscirete a fare il passo completo, quindi a dare una contrazione muscolare completa. Come vi dicevo, può essere anche da trauma diretto, quindi non solo un movimento veloce e rapido dove il muscolo non è riuscito a resistere alla forza
che avete avuto nel movimento, ma può anche essere da trauma, quindi una forte contusione che è stata così forte da ledere addirittura i tessuti muscolari. I trattamenti con Indiba si differenziano se è una fase acuta dello strappo, quindi nelle ore successive al momento in cui ti sei fatto male, l'attivazione sarà esclusivamente metabolica di biostimolazione, l'effetto sarà un drenaggio linfatico e lo scopo sarà ridurre il più possibile l'infiammazione e l'ematoma che si sta andando a creare. Se invece siamo in una fase subacuta dello strappo, quindi anche un momento in cui si rinizia a poter avere una mobilità migliore, una contrazione migliore, diminuisce anche l'ematoma, il versamento, anche visibilmente, perché l'ematoma riusciamo a vederlo visivamente quanto diminuisce, lo scopo del trattamento con Indiba sarà aumentare la vascolarizzazione in quella zona per prevenire l'esito cicatriziale, perché il muscolo che ha perso la sua continuità si deve ricollegare e nel tratto in cui si ricollega ci sarà una cicatrice che noi non vedremo dall'esterno, ma al di sotto c'è. Questa cicatrice, se non viene vascolarizzata bene e anche trattata adeguatamente, creerà una retrazione del muscolo. Quindi Indiba andrà proprio ad apportare nutrienti, a nutrire quella zona e dare la giusta elasticità. Quindi i benefici sono sicuramente una velocizzazione del recupero dell'infortunio, prevenire le adesioni di cui vi parlavo prima e ottimizzare al meglio la guarigione. Andiamo a vedere in pratica un esempio di strappo muscolare. Se Irene si accomoda, riusciamo a vederlo insieme. Mettiti pure pancia in giù. Ok. Valeria, mi passi il cuscino? Grazie. Tira un po' su i piedi. Ok. Allora, prima di iniziare il trattamento vero e proprio, vi faccio solo vedere velocemente anatomicamente dove può esserci uno strappo. Facciamo l'esempio che ci sia stato uno strappo, una lesione a livello dei gemelli, quindi dei muscoli posteriori della gamba. In questo caso abbiamo i due muscoli gemelli, mediale e laterale, verso una parte miotendinea, quindi in cui c'è il collegamento tra muscolo e tendine, è la parte tendinea vera e propria che si collega in questo caso al calcagno, all'osso del tallone. Quando avviene un strappo, solitamente non avviene tanto nel ventre muscolare, ma nella giunzione miotendinea, quindi in questa zona qui o anche superiormente, dove ci sono ovviamente altri legamenti collegati alla zona del ginocchio. In pratica, se volessimo svolgere un trattamento con Indiba e nel caso in cui ci sia stato uno strappo muscolare, se in fase acuta utilizzeremo una modalità in cui non daremo temperatura al tessuto, se invece è una fase subacuta potremo anche rielasticizzare e vascolarizzare il tessuto. Possiamo porre la placca al di sotto della coscia, vieni pure giù, perfetto. Iniziamo il trattamento con una fase capacitiva, quindi supponendo che sia una fase subacuta, andremo innanzitutto a miorilassare tutta la zona e magari soffermandoci nella parte in cui è accaduto la lesione muscolare. Ok? Quindi vascolarizzeremo tutta questa zona qui, interna ed esterna. Perfetto. Con il resistivo invece, che è l'elettrodo che riesce ad arrivare su quei tessuti più resistenti e più legamentosi, quindi pensiamo a un tendine o alla cicatrice che si verrà a creare nella parte lesionata, possiamo andare sia sulla struttura di lesione che è stata lesionata e se sentiamo, percepiamo la cicatrice al di sotto del tessuto, andremo a lavorare proprio quella zona dove sentiamo più fibrosi, dove è presente la cicatrice.
Per elasticizzarla potremmo anche fare un lavoro più attivo, quindi strecciare la zona per dargli l'elasticità che ha perso e per prevenire tutte quelle aderenze che poi potrebbero dare dolore, continuare a dare dolore nonostante il tessuto sia completamente guarito. Bene, spero di essere stata chiara e di avervi spiegato al meglio, cosa è una lesione muscolare, come Indiba può aiutarti a velocizzare il recupero e a migliorare l'esito del trauma. E se volete continuare a seguirci, avete altre curiosità su altri trattamenti, continuate a seguirci sul canale Indiba Active. Grazie.